L'opera di Mastrangelo è stata una performance artistica che ha toccato nel vivo l'identità della città. Questo è stato un lavoro in più con una partecipazione. La differenza fondamentale, credo, rispetto alle altre nostre situazioni quotidiane lavorative è proprio questa, è la partecipazione e il fare parte di un prodotto finale. Quando Enzo è venuto a trovarmi nel mio ufficio, quando mi ha proposto, ha cominciato a parlarmi di questa cosa, ho subito capito che, insomma, di fronte a me c'era un artista che aveva un'idea precisa, un'idea forte, un progetto in testa personale, originale, che non era un'idea balzana, che non era soltanto così un desiderio, un pio desiderio di un po' fantasmatico, no? Cioè, era invece un progetto artistico con una sua forte personalità, non ho avuto un attimo di esitazione a dire che andava fatto. Beh, una città ha sempre bisogno di arte, di artisti, ne ha bisogno perché è una delle cose che attrae di più le persone, che incuriosisce le persone verso una città, ma soprattutto perché l'arte vuol dire scavare nel profondo e una città deve guardare nel profondo per trovare le risorse con cui vincere le sfide che ha davanti a sé. Ok, ci sono. Andiamo. Vai. Aspetta che lo carico un po'. Ok. Quando vuoi, metti d'accordo con Eva. Mettete la radio, poco per parlare. Non c'è la radio, sono loro che sono collegati. Piano, Ivan, piano. Anche un po' più piano, sì. Se riesci mica a tenerlo un po' più in alto il manico.
La linea raccoglie in sé tutta una serie di elementi e dettagli propri dell'identità della mole, quindi in qualche modo la cattura, la fa propria. Nei 35 metri si vedono tutti gli oblò, le linee delle lose di Luserna, la bocciardatura, le gabbie di Faraday. Tutte le volte questa pennellata è in qualche modo diversa, proprio in base alle caratteristiche del modello disegnato. E vengono raccolti tutta una serie di piccoli dettagli che io non riesco a immaginare, forse questo è quello che mi dà lo stupore maggiore. E creano un tessuto molto complesso di informazioni che poi, se analizzate, ti riportano a ricostruire il modello. Qui c'è l'oblò? C'è l'oblò. Beh, ma tanto piano. Quando Enzo Mastrangelo è venuto in questo ufficio per proporci questa iniziativa sul ritratto della mole antonelliana, devo dire che la sua proposta ci ha subito catturato. E ci ha catturato, ma non solo per l'originalità, perché comunque sicuramente è un'iniziativa, un progetto originale, però anche per la sua coerenza con i programmi che comunque la città di Torino porta avanti nel settore dell'arte contemporanea. Eravamo in procinto di realizzare Contemporary Art a Torino e Piemonte, cioè quelle iniziative che vedono il massimo della concentrazione in una città già sempre attiva nel settore dell'arte contemporanea nel mese di novembre, e quindi questa proposta ci è sembrato un segno particolarmente forte di quanto poteva esprimere l'arte contemporanea a Torino. Assistere alla performance è stata sicuramente un'esperienza emozionante, in qualche modo anche esaltante. Intanto c'era la musica, no, che ha contribuito enormemente a creare un'atmosfera, e poi c'era l'impressione davvero di qualcosa in cui la dimensione del rischio fosse connaturata alla bellezza del gesto, al carattere in qualche modo, come dire, rispettoso e oltraggioso, no? Per cui far parte di questo pubblico che assisteva un po' col fiato sospeso, un po' con la voglia di vederne la conclusione, di applaudire, di partecipare all'unicità di questo evento. Sono tutti elementi che hanno caratterizzato quei lunghi minuti della discesa, che sono stati, ripeto, un'esperienza davvero, davvero entusiasmante. Sai che serve un po' più di pressione? Bene il telo laggiù, Mauri, anche se cola, abbiamo il telo che ci rifà. Perché il telo assorbe, Tra 2 metri e poi di nuovo la Faraday, Sì. Mentre suonavo con il naso all'insù dal basso della mole, osservavo Enzo scendere. Lo scopo della musica non è quello soltanto di catalizzare l'attenzione del pubblico al di sotto della mole, ma di creare un vero e proprio flusso emozionale dall'alto verso il basso, un flusso che si unisce alla cadenza di Enzo nella sua discesa, e un flusso che si concretizza nell'atto improvvisativo, così come è improvvisativo l'atto pittorico, è stato improvvisativo anche il canto del sassofono.
dovevo stare vicino a Enzo che aveva il pennello, questo pennello. E uno, la preoccupazione mia subito immediata era quella di non piegare il tubetto che doveva mandare aria compressa per il pennello. E poi contemporaneamente controllavo Enzo anche con i piedi, cosa faceva, cosa non faceva, e è andato tutto bene. Palatissima è un moltiplicatore naturale di energie creative e quindi ha bisogno di grandi energie creative. Enzo Mastrangelo è stata una dose consistente di energia creativa che ha fatto funzionare in modo fantastico Palatissima e allo stesso tempo ha aiutato Enzo Mastrangelo a sprigionare tutta l'energia della sua opera. Un'azienda come la Miroglio che vende dei tessuti costruiti intorno a una persona deve avere una capacità di comprensione e di valorizzazione profonda della cultura italiana, perché in verità nel mondo noi vendiamo lo stile di vita italiana, non vendiamo tanto il Made in Italy quanto l'Italian Way of Life. L'arte è uno dei veicoli fondamentali per capire e conoscere e approfondire la cultura proprio degli altri. La linea di The Time Identity of Mole è la sintesi in qualche modo sia spaziale che temporale, cioè in quel momento lì, in quel tempo lì, in quello spazio lì, della Mole Antonelliana. Probabilmente fra qualche anno, altri anni, ci saranno interventi o comunque anche il degrado, cambierebbe l'identità stessa della linea. Il nome The Time Identity viene proprio da quest'idea, il fatto che se la linea sono due estremi all'interno del quale si cattura uno spazio e un tempo, in quel momento il
tempo raccoglie l'identità del soggetto. E infatti è il tempo ad avere un'identità in The Time Identity.